marzo 2018 siamo allo stand della Caffè Amigos, una torrefazione triestina che è cresciuta moltissimo negli ultimi anni, e ci troviamo in compagnia di Arianna Mingardi, che intanto salutiamo e invitiamo a fare la stessa cosa con gli amici di Horeca TV. Buongiorno, buongiorno a tutti. Siete qui all'ennesimo appuntamento di Trieste, la vostra è una location davvero invidiabile, vi ha portato fortuna con gli anni. Quanti anni ha la Amigos Caffè? Amigos Caffè ormai ha più di 30 anni, è nata nel 1980 nella Trieste, che allora lavorava tantissimo con tutta la clientela che proveniva dai paesi dei Balcani, e tuttora continuiamo a lavorare moltissimo con quei paesi per il 90%, ma a Trieste Espresso Expo già quattro anni fa abbiamo deciso di rientrare proprio per riproporci nuovamente sul mercato italiano. Dove siete presenti? Sul territorio nazionale e internazionale? Allora, sul territorio internazionale siamo presenti dalla Grecia per arrivare sino alla Russia e poi anche in Centro Europa. Siamo nuovamente ripartiti con gli Stati Uniti con il porzionato, e adesso ci si è riaperto nuovamente il mercato egiziano. In Italia in questo momento siamo nelle zone del Triveneto e nella regione della Lombardia. Avete creato una miscela, il Mingardi, che è davvero una bella da vedere, buona da gustare. È rappresentata dalla busta che imbracci, raccontiamola in 30 secondi. La imbraccio perché rappresenta l'anima del mio papà. Allora, il Mingardi S è un caffè riserva, volutamente riserva, perché è dedicato alla memoria del fondatore, mio padre, che purtroppo 4 anni fa è venuto a mancare. E il nostro desiderio è stato quello di rendere a lui omaggio, per cui con questo prodotto noi lo abbiamo rivestito esternamente delle cose che a lui piacevano, i colori, le immagini, la vita che lui ha fatto e l'imprenditore che è diventato. Internamente invece abbiamo cercato di riportare la sua anima calorosa, sorridente e persistente. Ma non è l'unica miscela che presentate qui a Trieste Espresso. No, ormai siamo arrivati alla decima miscela per soddisfare un po' tutti i gusti e tutti i nostri clienti. A Trieste Espresso Expo presentiamo il 7 Origini, il nuovo 100% arabica di Amigos Caffè, che segna anche un nuovo passo per Amigos. Con questo prodotto noi cerchiamo di riportare un po' di modernità ad Amigos, senza però perdere la tradizione che ci contraddistingue nella creazione dei prodotti e nella realizzazione delle miscele. Non dimentichiamo che voi non fate esclusivamente Horeca, destinato a bar, bistrò, pasticcerie, rossiccerie e così via, che hanno un angolo bar, ma anche e soprattutto vending. Anche e soprattutto vending. Proprio sui mercati esteri siamo molto conosciuti per il nostro vending, che è il più venduto, e abbiamo moltissimi clienti che lo utilizzano, sì, la nostra qualità extra bar per distributori automatici. Arianna, per tutti coloro che sono dall'altra parte, che desiderano avere maggiori informazioni sulla vostra torrefazione, sui vostri prodotti, e quindi entrare in contatto con voi per saperne di più, magari creando poi una partnership commerciale, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere? Allora, per entrare in contatto con la nostra famiglia, la famiglia del caffè di Trieste, la Amigos, potete tranquillamente fare una mail a info@amigoscaffè.com. Abbiamo anche una mail dedicata proprio ai clienti, che è customercare@amigoscaffè.com. E noi, dopo aver bevuto un buon Amigos 100% arabica, continuiamo con telecamera e microfono per presentarvi altre novità presenti qui a Trieste Espresso 2018. Arianna, grazie. Grazie a voi, arrivederci.